Ti faccio vedere acqua alta a San Vittore, no? E ti porto in giro per San Vittore con la barca. Ecco, che continuano a rompere i coglioni, questa acqua, non c'è mai niente. Sì, Roberto, mi ricordo. Io prego sempre un signore che faccia la lavagna. E devi usare la quartiera. Loro non riesce mai. Certo. E cosa dirò a me? Ma però se ti metti a Siracusa, mi vedi in giro per San Vittore con le reti. Guarda lui, dove è televisione? No, però io prendo la gondola, devo e faccio vedere. Pagare 120 e poi faccio tutti a San Vittore. Vi faccio vedere mica mulini e mia vacca, meraviglia. Hai capito? E poi ha detto che è meraviglia, è mulino meraviglia. Ecco. Davvero si chiama mulino. Io la gondola me la preparo, io la. Giù, però la sto coperta, Roberto, Roberto, vendono una villa con 1000 metri di terreno. A poco, la lasciate andare. Doppio posto. 5 locali. Ripli servizi. Ma un piano unico. Niente, allora tu vai che sembra la tua villa a Roma, come si chiama no? 700 milioni a 700 mila euro. Io vado giù a fare il giardiniere e portinaio. Mannaggia il nuovo tutto pieno. Oh, adesso io vado allo sto, magari c'è bisogno del giardiniere e portinaio. Dai, io devo fare il portinaio. Tu vieni a fare il giardiniere. Io sono in pensione. Tu vieni a fare il giardiniere. Cosa mi fai, bello? Occhio, magari mi ha fatto. Tu ti sei giocato la pensione, dirla. Tu ti sei giocato la pensierla, mio pione. Parla. Io domani vado, Pio. Sì, domani. Io ti ho detto, entro questi due giorni. Ma la dica la piegata. Perché posto al portinaio? Te lo dico io, ma che portinaio? Io vado a lavoro qualcosa. Io devo andare da dove c'è Sciumi. Sto aspettando che mi chiama. Andavo sul lago di Como. Tu a Sciumi gli possono pulire le suole delle scarpe. Perché? Se mi paga, vola che lui strusisco, perché me ne frega, basta che mi faccia bene. Se mi paga, se deve operare, gli pulisce per te. Quella è una questione di... No, è una dietica professionale. Quello lo puoi fare tu, io lo lascio. Mi do qualche paio di miliardi, un paio di volte glielo potrei fare. No, beh, più che sedere, magari la minchia è qualcosa di meglio. Quando pulisce il cranio. Ma che schifo, è vero. Alla Befana, dai. Ti mettono in testa a me, che io già ho capito le tue intenzioni. Io a te ti conosco, te l'ho già detto. Oh, tu prima che pensi io so già quello che vuoi fare. Adesso vedi che da quel momento ti vedi arrivare lì con le contare. Non credo. Tutto con ti cavello. Con ti cavello più dritto. A te qua arrivare. Un treno. No, perché c'è un locomotore qua fuori? E viene dentro e fa, aspetta che lo lascia qui un po'. Ma il treno va piano alle stazioni, così sì che il treno sì, va piano così. Di solito quando le regge non si fermano. Ma piano. Ma che cattiva che sei. Roberto, se deraglia perché non si ferma. Deraglia, non deraglia. Deraglia. Ma che deraglia? Deraglia. Ma c'è più che deraglia. Ah sì, deraglia. Deraglia. Ho messo più che deraglia. Ho messo il pentino, ragazzi. No, no. Che c'è di bene, che treno di regna? Però lo schiumate, oh! Oh, lo mai sentito che treno di regna? Sì, di... Oh, c'è di bene, che treno di regna? Che treno di regna? Vai, daglielo a lui. Guarda, oh, sì, prima ancora che gli altri hanno pensato, lei lo sta già mangiando. Sì, sì. Maglia, maglia. Se c'è la quarta figlia adesso ci arriviamo a fungo. Ah, anche oggi mi devi rovinare la vita, appunto che stasera già c'è la stecchetta. Di giugno, guarda. La sera che ce l'ho con il ragazzo lì, ma... Niente, stasera non mangio, stai a digiuno. La sera ti fa fare...